John Donne, quel grande poeta del Seicento inglese, dice: per chi suona la campana, che ha dato poi il tema al famoso libro di Hemingway, no? Per chi suona la campana, dice, quando senti suonare la campana da morto, qui nei nostri paesi ancora ne si sente, dice, tu domandi subito chi è morto? Anch'io vado in cucina, domando alle suore chi è morto? John Donne dice: non domandare chi è morto, perché tu sei una parte dell'umanità e quando muore uno sei tu. La campana ha suonato per te per ricordarti chi sei, i tuoi limiti, la tua provenienza e la tua destinazione. Viviamo nel tempo, con due belle parentesi, la nascita, e ho detto belle perché tutte e due sono belle, perché noi cristiani chiamiamo il giorno della morte il dies natalis, comincia una nuova vita. Questo lo dobbiamo dire con umiltà, senza iattanza, per incoraggiare anche altri. Questa stupenda apertura di orizzonti che ci è venuta anche dalle recenti esperienze del Concilio Vaticano II, dell'ecumenismo, dell'incontro rispettoso e chiaro con le altre religioni, con il desiderio di cooperare con tutto il mondo a risolvere alcuni dei gravi, annosi problemi che dilaniano l'umanità. E questo lo facciamo insieme, è bello tutto questo insieme. Anche la Pacem in Terris, difatti, è il primo documento ecclesiastico che è indirizzato non solo agli arcivescovi, metropoliti, che so io, vescovi, eccetera, e ai cristiani cattolici, è indirizzato a tutti gli uomini e donne di buona volontà. E gli uomini e donne, per la maggior parte, non sono di buona volontà? Certamente sì, anche con i loro tormenti, anche con i loro peccati. Donne e uomini di buona volontà.